funghi, bacon e le bunghe. Qua centrale, così. Vai Robertino, va. Serafina. Serafina, chi è Serafina? Lei Sada. La tua fidanzata. Pochettino come la mamma, no? La mamma quando cucinava prima preparava sempre dei piatti meglio per il figlio. E io un pochettino, anche io sono fatto così, io ce l'ho proprio nel DNA, come si vuol dire, la cucina. Sono nato con le tradizioni che papà già era cuoco, quindi me le ha trasmesse e praticamente io lo trasmetto a loro, agli alunni. Per me sono veramente dei cari alunni. Vero Roberti? Ti danno emozioni giorno per giorno, lo sentono, ti abbracciano, ti baciano, ti fanno sentire il calore che vogliono fare, il manipolare, il bruciare, il impastare. Assaggiamo tutto, la pasta, coniglio, biscotti. Questi ragazzi per me sono una miniera d'oro, perché sono proprio, come dire, come fratelli con cui crescere, e cioè pure loro imparano da noi, però proprio io metto in atto tutte le mie capacità per prendere di tutto da loro. Così è una missione, cioè deve essere vissuta così. Ma io la vedo che l'insegnamento deve essere vissuto così, ma indipendentemente da tutto. Da loro si impara sia il modo di cucinare, perché loro hanno molta fantasia di come impiattare tutto. Ci insegnano ad apprezzare la diversità nella sua totalità. E anche se non parlano, però cioè io lo capisco dagli occhi. Se vogliono dirti qualcosa, per esempio non ti voglio bene, io le riesco a capire. Perché è una cosa che non la so spiegare, però mi piace e riesco a capirla. Penso che siano creativi non solo per la libertà, ma anche quella mentalità che hanno di, come dire, non avere paura di altri, di avere la loro, diciamo, approvazione oppure no. Loro sono liberi, non se ne fregano se è bello o brutto, basta che piace a loro. In ogni classe abbiamo 2, 3, a volte anche 4 alunni diversamente abili, e i ragazzi sono abituati a essere parte integrante della classe, e i docenti di sostegno in questa scuola ricoprono veramente il loro ruolo, che è quello di essere i docenti della classe. I nostri ragazzi, forse perché vengono da una condizione economica, sociale, diciamo dura, non hanno preclusioni, tutti devono andare avanti. La barca deve scendere lungo il fiume e si va tutti insieme. La scuola è una comunità, questa è la cosa più importante, che nonostante, diciamo, negli ultimi tempi questa comunità all'esterno della scuola si vada perdendo, io penso che la scuola è ancora e sarà sempre un caposaldo di continuità, di inserimento, di valorizzazione delle differenze. Purtroppo i ragazzi, se non sono qui con noi, sono in altri posti e in genere non sono bei posti. Invece la scuola li può aiutare, soprattutto queste scuole, le scuole professionali, alla fine delle quali tu hai un diploma spendibile nel mondo del lavoro, e io ho tanti alunni che adesso sono sparsi in tutta Europa a lavorare.
la scuola può fare tanto e se avesse più fondi farebbe molto di più. Crescere insieme è una cosa che è bella.